Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar Le nuove direttive su APE della Regione Sardegna, principali novità. Un evento online in materia di semplificazione organizzativa, scusate, organizzato dal Centro Regionale di Competenza della Regione Sardegna in collaborazione con il coordinamento su APE. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi do il benvenuto a questo evento. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi, che sono Massimo Puggioni, che ci sta per raggiungere, esperto di semplificazione Formez PA, alle referenti del coordinamento Annalisa Abis e Gloria Loi, alle quali a breve passerò la parola. Questo webinar di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa è organizzato, come dicevo prima, dal Centro Regionale di Competenza della Regione Sardegna in collaborazione con il coordinamento su APE, fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di questo progetto si sono svolti diversi webinar e seminari, le tematiche trattate sono state tantissime, siamo andati dalla conferenza dei servizi alla SCIA, SUAP e SUE, commercio, notifica sanitaria, modulistica unificata e standardizzata, imprese, edilizia, digitalizzazione, spettacoli e trattenimenti pubblici, semplificazione per imprese certificate, autorizzazione imprese funebri e ambiente. Quali sono stati i numeri che hanno visto voi protagonisti in questi 2 anni di progetto? Siete stati ben 11.000, più di 11.000 a seguire i nostri webinar e quasi 5.000 a seguire i nostri seminari, disseminati per tutto il territorio nazionale. Infatti, nelle slide che poi troverete nella pagina di Eventi PA potete vedere anche il numero di partecipanti suddiviso per regioni, sia per quanto riguarda i seminari che per quanto riguarda i webinar. E infine una classificazione anche in base all'ente di appartenenza. Tutti i nostri eventi, tutti i nostri seminari, tutti i nostri eventi li potete tranquillamente trovare nella pagina di Eventi PA al nodo 17455. Cliccando sui vari link potete scaricare le registrazioni e anche le slide utilizzate dai docenti. Sempre nell'ambito di questo progetto è nato la comunità Rete Italia Semplice all'indirizzo http://rete.italiasemplice.gov.it. Una piattaforma al servizio del personale dell'amministrazione, dell'associazione delle imprese, dei cittadini, dei tecnici ed è dedicata in particolare allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del PON Governance Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare sul pulsante Accedi con le credenziali di DFP Out e si entra in automatico nell'area di lavoro Rete Italia Semplice. All'interno di questa rete ce ne sono 3 aree di lavoro: la modulistica standardizzata e semplificata, SUAP conferenze di servizi e, come dicevo prima, Rete Italia Semplice. Per poter partecipare alle altre 2 aree di lavoro, ovvero modulistica standardizzata e semplificata e SUAP, bisogna cliccare su Partecipa. In questa piattaforma ci sono diversi servizi come guide e FAQ, chiedi all'help desk e anche tutto un remind ai nostri seminari e webinar. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, un incontro di oggi che è dedicato al personale delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi, agli sportelli SUAP, agli enti locali responsabili del rilascio di autorizzazioni e pareri nell'ambito del procedimento unico e a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo la mia presentazione ci sarà l'intervento delle relatrici e del relatore Massimo Puggioni e poi ci sarà lo spazio, come al solito, per le risposte alle vostre domande in chat. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo appunto di queste nuove direttive SUAP approvate dalla Giunta regionale in esecuzione della legge di semplificazione 1 del 2019 della Regione Autonoma della Sardegna, che sono sono tutte de delle normative, delle novità che interessano fortemente i SUAP e gli enti coinvolti nei procedimenti unici, cittadini e professionisti. Come tutte le volte, la chat è lo strumento che possiamo utilizzare per poter parlare e rimanere in contatto e dove nel quale voi potete trovare il mio supporto, ma anche scrivere tutte le vostre domande e i vostri dubbi. Poi le vostre domande saranno riportate ai relatori che nell'ultima parte del webinar avranno tutto il tempo per potervi rispondere. Tutte le domande alle quali non ci sarà potuto dare risposta le troverete poi per iscritto nella piattaforma di Eventi PA. Come tutti i nostri eventi online sono registrati.
e sempre all'indirizzo eventipa.formel.it/node/206744, a breve ve lo scriverò anche nella chat, troverete la registrazione e le slide utilizzati dai relatori e anche da me. A questo punto vi ricordo che per poter avere l'attestazione di iscrizione bisogna risultare iscritti alla pagina di Eventipa e bisogna seguire l'evento per almeno il 20% del tempo. A questo punto non mi resta che lasciare la parola alla nostra Annalisa Abis, augurare a tutti voi un buon proseguimento e ci risentiamo in chat. Un secondo fiato, perché è appena arrivato. Allora, siamo qui oggi perché? Perché la legge regionale 1 del 2019, come avevamo descritto nei seminari precedenti, aveva in parte entrava in vigore subito dal 1 febbraio. In parte demandava l'applicabilità delle direttive che dovevano essere approvate dalla giunta regionale. In parte c'è un'altra parte che non entra, una piccola parte non è ancora entrata in vigore, una parte legata al software, ma ve lo descriverà dopo appunto Massimo Poggioni. Siamo qui perché giovedì scorso la giunta regionale ha approvato le nuove direttive SWAPE. Le nuove direttive SWAPE che vanno a recepire le modifiche introdotte alla legge regionale 24, appunto, dalla legge 1 del 2019. Queste direttive non sono ancora in vigore, entreranno in vigore dopo la pubblicazione del Buras. Quindi sicuramente non sono nel Buras di questo giovedì, potrebbero essere nel Buras di giovedì prossimo, quindi del 20 dicembre, però ancora non ne abbiamo certezza. Speriamo che non tardino. Voi, no. Allora, la principale novità, cioè ce ne sono diverse, però questa è una novità assoluta che non è contenuta, diciamo, neanche nella legge 1, è che, come sapete tutti, il prossimo 31 dicembre scade il termine previsto dalla finanziaria dell'anno scorso, perché la legge 48 del 2018 ha anticipato il termine per l'istituzione del SUAP da un termine triennale al prossimo 31 di dicembre. Il SUAP deve essere istituito, ricordiamo, secondo la legge 24, presso le unioni di comuni. Solo i comuni delle isole minori, quelli delle città medie e quelli della città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire il SUAP comunale. E sempre la legge approvata l'anno scorso prevede che in caso di inerzia, quando non sia stato istituito e individuato il responsabile, il ruolo di responsabile è ricoperto dal segretario dell'Unione dei Comuni. La novità introdotta dalle direttive che sono state approvate è la facoltà di delegare la funzione del SUAPE ad altri enti locali. Questo perché tante unioni di comuni di fatto non si sono organizzate per tempo, non hanno istituito per tempo cioè il SUAPE, e come sappiamo la legge 24 prevede che i SUAP comunali possono, come dire, espletare le funzioni proprie di SUAPE nelle more dell'istituzione, ma solo fino al 31 dicembre di quest'anno. Quindi, in carenza di qualsiasi decisione, dal 1 gennaio di fatto i singoli comuni non sono legittimati come dire, a svolgere le funzioni di SUAP, perché la funzione del SUAP è propria dell'Unione dei Comuni. Ma con le direttive è stata introdotta la possibilità per l'Unione di delegare la funzione del SUAP ad altri soggetti, che possono essere i singoli comuni facenti parte dell'Unione stessa, nel caso in cui appunto il SUAP non fosse stato istituito presso l'Unione, o anche altre unioni. Ci sono casi di comuni che svolgono già da anni le funzioni proprio del SUAP in associazione presso un'altra unione di comuni diversa da quella di cui fanno parte, così come ci sono casi di SUAP associati che
che coprono un bacino territorialmente vasto e anche diverso da quello dell'Unione dei Comuni, che coprono anche più unioni di comuni, che io sappia, penso al caso dell'Ogliastra, no? Sì, o ci sono casi come per esempio, se non sbaglio, Manusei, dove il comune che gestisce come capofila un suo associato con Esatto, altri è comuni. proprio il caso che stavo pensando. Per cui diciamo, quello che è importante è entro il 31 dicembre di quest'anno, da parte delle unioni che non hanno istituito il SUAPE, diciamo, se non lo vogliono istituire ovviamente in tempo, è quello di delegare le funzioni ai singoli comuni o ad altri soggetti che le possono svolgere in modo tale da non creare interruzioni. Nello svolgimento delle funzioni come servizio al cittadino, ovviamente. È importante ricordarsi di comunicare al coordinamento ogni atto adottato in questo senso, perché ovviamente deve trovare una corrispondenza anche nella configurazione del sistema informatico. Non lo so, ti viene qualcosa da Sì, aggiungere? mi viene da aggiungere che ci rendiamo conto che siamo a ridosso della scadenza, siamo a ridosso del 31-12. Cercate di fare il possibile per fare una delibera, insomma, entro i termini, o comunque a valere dal 1 gennaio, perché dal 1 gennaio non c'è più la competenza. Noi stiamo lavorando per modificare la legge con la legge di semplificazione 2020, ma ovviamente non sappiamo come andrà, non sappiamo quali saranno i tempi del Consiglio, per cui quello che vi chiediamo è proprio di fare, qualora non sia gestito dalle unioni, fare questa delibera di giunta e comunicarcela quanto prima, perché diciamo allo stato normativo attuale, noi dal 29 febbraio, comunque dal 2 marzo, visto il 29, mi pare sia sabato, dal 2 marzo dobbiamo, se no, dare attuazione alla delibera di giunta e quindi far sì che il software regionale, se scelga un comune X che appartiene a un'unione, vada all'unione se non abbiamo avuto comunicazione diversa. Quindi cercate di deliberare se non vi trovate in una Certo. situazione definita di unione, deliberare e comunicarci, in modo che possiamo stare tutti tranquilli e rispettare il dettato della legge o delle Sì, direttive. anche perché il rischio poi è quello di una nullità degli atti per incompetenza, perché comunque il comune in assenza di questi passaggi non è più legittimato a gestire queste pratiche, quindi ogni atto che dovesse adottare è adottato in incompetenza assoluta, perché la funzione non è del comune, è dell'unione. Ok. Diciamo, siamo coscienti che anche la funzione della delega è una funzione borderline, però era l'unica cosa che potevamo fare quando ci siamo resi conto che non si poteva andare in legge prima del 31-12. Quindi cercate quantomeno di fare questo perché avete quella copertura, una copertura di direttiva e poi cercheremo di dare anche una copertura normativa, però da parte vostra cercate di deliberare per tempo e Certo. comunicarcelo. Alle domande risponderemo dopo, però giusto perché ne ho visto un paio, adesso che sono chiaro che la delega è un atto del comune, non è che scusate, è un atto Dell'Unione. dell'Unione, non è che se non lo fa l'Unione blocca anche i comuni, i comuni non possono per legge in assenza di una delega svolgere la funzione dal 1 gennaio, quindi non è che l'Unione blocca il comune non è più titolato a svolgere quella funzione, è ex legge, quindi è l'importante che lo faccia. E poi, dopodiché, ovviamente, come dice la direttiva, l'importante è che l'ambito territoriale di ogni comune sia delegato ad un solo soggetto. Quindi, l'Unione può delegare la funzione ai singoli comuni facenti parte dell'Unione, in modo che ogni comune, gestisca le proprie pratiche. Oppure, uno per tutti, ma voglio dire, se fosse uno per tutti, tanto varrebbe, istituirlo presso l'Unione. Immagino che dove non ci si è organizzati, la delega sarà ai singoli comuni per continuare a svolgere la funzione nelle more dell'istituzione o della modifica normativa di cui non abbiamo ovviamente certezza. Ok, poi le altre domande scrivetele pure in chat, vediamo di rispondervi in una finestra che lasciamo a disposizione alla fine, perché le novità che dobbiamo vedere sono un po' tante, per cui noi adesso le vediamo e rispondiamo dopo.
Allora, alcune altre novità riguardano l'invio telematico delle pratiche e il numero unico di protocollo. Come sappiamo, nel primo periodo di avvento del nuovo sistema informatico sono state tante le pratiche inviate via PEC. È un'eventualità che, ricordiamo, le nostre direttive ammettono solo ed esclusivamente nel caso di malfunzionamento del sistema informatico. Per ora era scritto solo questo, è stato chiarito che tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere regolarizzate a cura dell'interessato mediante caricamento sul software regionale nel termine di cui all'articolo 8 delle stesse direttive. Per cui, nel momento in cui dovesse ricevere una pratica via PEC, bisogna chiedergli tramite appunto soccorso istruttorio di caricarla e regolarizzare la pratica mediante caricamento sul sistema nei termini del soccorso istruttorio normale, quindi per le pratiche in autocertificazione non più di 5 giorni lavorativi, per le pratiche in conferenza di servizi il termine è di non più di 30 giorni. Se il caricamento non avviene nei termini assegnati, come per qualsiasi altra regolarizzazione formale, la pratica deve essere dichiarata a quel punto irricevibile, però non può essere dichiarata irricevibile subito, prima bisogna chiedergli la regolarizzazione, come per tutti i casi di irricevibilità sanabile. Ancora, la legge 1 prevedeva e demandava poi il dettaglio alle successive direttive che la pratica su APE potesse essere contraddistinta da un unico numero di protocollo. Le direttive che cosa ci dicono? La pratica presentata su APE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un codice univoco, che è il codice, la stringa alfanumerica che contraddistingue ogni pratica, che tra l'altro è un codice univoco, voglio dire, dove non ci possono mai essere due pratiche con lo stesso codice sul territorio regionale. Ogni pratica può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti, con l'indicazione del codice univoco. Ad eccezione dei provvedimenti, e quindi degli atti di natura provvedimentale che concludono il procedimento, compresi anche i provvedimenti prescrittivi e interdittivi, non è necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAP e l'interessato e gli enti coinvolti nel procedimento unico, la cui registrazione e conservazione sono assicurati dal sistema informatico SUAP nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti. Quindi è sufficiente, come dire, protocollare la pratica sul software di protocollo di ciascuno degli enti coinvolti una sola volta. E non c'è bisogno di protocollare tutti i passaggi che avvengono tra l'interessato e SUAPE e gli altri enti. Questa è, direi, credo, per tutti una semplificazione. Ancora, per quanto riguarda il soccorso istruttorio e l'irricevibilità, è stato introdotto un limite di 15 giorni per interrompere i termini del procedimento per la richiesta di regolarizzazione formale nei procedimenti in conferenza dei servizi. Quindi parliamo di pratiche in conferenza dei servizi nelle quali il SUAP rilevi che ci sono delle carenze formali sanabili e gli chiede la regolarizzazione. Allora, la norma prevede che la richiesta di regolarizzazione nei procedimenti in conferenza di servizi interrompa il termine del procedimento. Questo vuol dire che i termini del procedimento decorrono da zero dal giorno in cui l'interessato presenta documentazione integrativa, e quindi diciamo la pratica è pienamente completa e formalmente corretta. Questo però sempre che la richiesta di regolarizzazione, il soccorso istruttorio, sia inviato entro i primi 15 giorni. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della pratica da parte del SUAP, i termini non si possono più interrompere neanche per la regolarizzazione. Questo è molto importante. Ancora, sono stati aggiunti nell'elenco dei casi di irricevibilità contenuti nelle direttive alcuni casi che non sono in realtà delle novità, sono semplicemente dei chiarimenti. In precedenza trovavamo scritto che un caso di irricevibilità non sanabile è l'indicazione del procedimento a 0 giorni invece di quello in conferenza dei servizi. Abbiamo chiarito che è parimenti irricevibile una pratica presentata a 0 giorni, quando ogni volta che in realtà il procedimento prevede il rilascio di atti espressi, quindi non solo per i procedimenti in conferenza dei servizi, ma anche per quelli in sanatoria,
con il rilascio di atti espressi per le richieste di parere preliminare e per le richieste di proroga. A questo proposito, stiamo lavorando per automatizzare l'indicazione della tipologia del procedimento, nelle pratiche presentate dal cittadino, in modo che da ridurre al minimo il margine di errore in questo caso, e anche per sistemare, prevedere ad esempio degli iter per la richiesta di parere preliminare, dell'iter per la richiesta di proroga, perché oggi di fatto devono essere ricondotti impropriamente a un procedimento di conferenza dei servizi, anche quando in realtà la conferenza dei servizi non c'è. Nuovi casi, quello che vi ho detto prima era un caso di ricevibilità non sanabile, cioè se il cittadino presenta la pratica a 0 giorni invece era necessario il rilascio di un atto espresso, la pratica è irricevibile subito, perché quello è un errore che non può essere corretto. Mentre possono essere corretti, quindi sono casi di ricevibilità sanabile, la presentazione di pratiche a mezzo PEC, come vi ho detto poc'anzi, e l'errata indicazione della tipologia di intervento e delle condizioni proposte dal software regionale in fase di compilazione della pratica telematica. Questi sono casi che le direttive attuali, ovviamente non, cioè le vecchie direttive, ovviamente non contemplavano perché sono nati con il nuovo software. Quindi quando ci indica una tipologia di intervento errata o delle condizioni errate, sono casi di irricevibilità sanabile. Voi direte, ma allo stato attuale gli interventi e le condizioni non possono essere corretti dal cittadino. E questo è vero, di fatto il cittadino una volta che trasmette la pratica non può correggere l'intervento e le condizioni. Già previsto ed è in cantiere una modifica del software che consenta al cittadino di modificare anche questi elementi. Ma nelle more le direttive ci precisano che nei casi in cui il software non consenta la correzione di errori comunque suscettibili di rettifica, come può essere l'intervento, le condizioni, l'anagrafica e l'ubicazione, il SUAPE invita l'interessato ad annullare e ritrasmettere la pratica ex novo entro il termine per la regolarizzazione, quindi entro sempre 5 giorni lavorativi per le pratiche in autocertificazione, massimo di 30. Per le pratiche in conferenza senza soluzione di continuità per i titoli abilitativi acquisiti in autocertificazione. Vuol dire che il titolo abilitativo acquisito in autocertificazione decorre dal momento in cui mi aveva mandato la prima pratica, come dire, sbagliata ma correggibile, e senza che sia necessario provvedere a un nuovo pagamento dei diritti di segreteria. Come dire, per un limite del software, in questo momento noi non possiamo fare che chiedere al cittadino di annullarla e ritrasmetterla, però questo non deve essere un aggravio, quindi il titolo abilitativo gli decorre comunque da quando l'aveva mandata la prima volta e i diritti di segreteria non li deve ripagare. Fermo restando il fatto che in caso di errori di minore rilevanza è sempre possibile, per carità, correggerlo con una dichiarazione in modello di 100. Cioè, se mi ha scritto Bianchix invece che Bianchi, per carità, non facciamogli annullare e ripresentare la pratica, basta che mi dichiari che per mero refuso mi ha scritto come dire, c'è cioè stato un errore di questo genere e me lo corregge semplicemente mandandomi un dicendo integrativo dove mi indica il dato corretto. Ancora, una delle principali novità introdotte dalla legge 1 e trasposte nelle nuove direttive riguarda i termini per l'emissione della dichiarazione di ricevibilità. Fino ad oggi la norma prevedeva diciamo, un termine di 2 giorni lavorativi per l'effettuazione delle verifiche formali e gli atti conseguenti, quindi eventualmente anche per l'irricevibilità, ma non aveva alcun termine massimo per l'eventuale dichiarazione di ricevibilità. La dichiarazione di ricevibilità, invece, secondo le nuove regole, può essere emessa dal SUAPE solo prima della trasmissione della pratica agli enti competenti per le verifiche, trasmissione che può essere manuale o, come vedremo tra un attimo, automatica. Sono fatti salvi i seguenti casi. Quindi la regola generale è che la ricevibilità può essere mandata solo prima della trasmissione. Nei procedimenti in autocertificazione, se nei primi 15 giorni dalla data di ricezione della pratica, il SUAPE,
scusate, il SUAPE nei procedimenti di autocertificazione può dichiarare l'irricevibilità solo nei primi 15 giorni dalla ricezione della pratica, anche se è stata richiesta eventualmente la regolarizzazione formale. Sappiamo che la regolarizzazione formale in teoria dovrebbe essere chiesta entro 2 giorni lavorativi, il termine che gli si può assegnare è di massimo 5 giorni lavorativi, quindi sono complessivamente a rigore 7 giorni lavorativi, che è poco più di una settimana. Diciamo che, lasciando un piccolo margine di tolleranza, comunque l'irricevibilità va emessa eventualmente solo nei primi 15 giorni. Dopodiché il SUAPE può dichiararla solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della 241, quindi nell'esercizio del potere di autotutela, ovvero in presenza di violazione di legge o di incompetenza del SUAPE. Questi sono gli unici casi in cui può essere emessa una dichiarazione di ricevibilità oltre i 15 giorni. Nei procedimenti in conferenza di servizi, invece, la dichiarazione di ricevibilità può essere comunque trasmessa solo prima della trasmissione della pratica agli altri enti. Dove sono passati 15 giorni dalla ricezione della pratica, il SUAPE non ha chiesto la regolarizzazione, il SUAPE ne può dichiarare l'irricevibilità solo in caso di incompetenza. La differenza rispetto al procedimento di autocertificazione è che la regolarizzazione nei procedimenti in conferenza dei servizi può durare ben di più, fino a 30 giorni. Quindi non c'è un termine, come dire, assoluto, come nel caso dei procedimenti di autocertificazione. Però, se il SUAPE nulla fa nei primi 15 giorni, come vedremo tra un attimo, il sistema trasmette automaticamente la pratica e comunque la dichiarazione di ricevibilità non si può più fare. Ma in ogni caso, non si può fare neanche se è stata richiesta, cioè, scusate, se non è stata, richiesta la regolarizzazione formale. Si può fare tardivamente solo nel caso, sempre nell'esercizio del potere di autotutela, solo nel caso di incompetenza del SUAPE per ricevere la pratica. Ecco qui, questa è la trasmissione automatica. Vedete quella banda rossa sulla sinistra? Vi segnala e vi avvisa che, nonostante questa disposizione della legge 1 sia stata riportata nelle direttive, di fatto ancora non è operativa, perché è necessario un adeguamento del sistema informatico a cui si sta lavorando, ma che non è ancora del tutto pronto. Per cui, che cosa ci dice? Nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della pratica senza che il SUAPE abbia provveduto al rilascio della ricevuta o a dichiarare la pratica irricevibile, il software provvede automaticamente a trasmettere la pratica agli enti terzi. In quelli in conferenza di servizi e in generale per le pratiche che prevedono il rilascio di atti espressi, quindi anche per le sanatorie, eccetera, trascorsi i primi 15 giorni dalla ricezione della pratica senza che il SUAPE abbia provveduto o a trasmettere la documentazione, o a richiedere la regolarizzazione formale o a dichiarare l'irricevibilità della pratica, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica agli enti terzi. Leggendo questa disposizione, unitamente a quella della slide precedente, vi faccio notare che in caso di procedimento in conferenza di servizi dove il SUAPE richieda la regolarizzazione entro i primi 15 giorni, come da termine previsto dalla norma, di fatto si lascia aperta la possibilità di dichiarare l'irricevibilità dopo la ricezione della documentazione di regolarizzazione o il decorso infruttuoso del termine assegnato per regolarizzare la pratica, perché il termine massimo di 15 giorni entro cui trasmettere la dichiarazione di irricevibilità vale solo se non è stata richiesta la regolarizzazione formale della stessa. In particolare, che cosa succederà nel momento in cui il software sarà pronto? Il software provvederà automaticamente ad attivare gli endoprocedimenti suggeriti, che credo che stiate riscontrando tutti, che ultimamente sono diventati molto più attendibili rispetto al primo periodo, gli endoprocedimenti suggeriti. Ci sono ancora un paio di cose da mettere a punto, ma sono state già individuate e ci si sta lavorando.
a trasmettere la pratica agli enti competenti per gli stessi endoprocedimenti. In questa comunicazione sarà data evidenza del fatto che si tratta di una trasmissione automatica senza che sia intervenuta la verifica formale da parte del SUAP, in modo che anche gli enti terzi che ricevono la pratica sappiano che, come dire, la stanno ricevendo perché il SUAP è rimasto inerte e quindi, come dire, questo può comportare eventualmente uno sforzo supplementare di verifica di completezza, perché questa prima verifica di completezza da parte del SUAP non è stata fatta. E ad inviare anche una comunicazione automatica all'interessato per informarlo della venuta trasmissione. Quindi questo ancora non è così, funzionerà così nel momento, per le pratiche presentate successivamente al rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico, di cui sarà data notizia sul MURAS e sarà data pubblicità anche nel portale della regione con almeno 15 giorni di anticipo. Sarà ovviamente, come dire, nostra cura dare ampia pubblicità al momento in cui questa disposizione entrerà in vigore a seguito della, come dire, dell'adeguamento del software. Questo è, come dire, una disposizione fortemente voluta per limitare tutte quelle conseguenze negative che si hanno in caso di grande ritardo da parte del SUAPE, sul cittadino ovviamente, perché poi il grande ritardo da parte del SUAPE si ripercuote ovviamente sui tempi di attesa da parte del cittadino. Va bene, un'altra cosa ve la dico tra un attimo quando ci arriviamo. Un'altra novità introdotta dalla legge 1 e che è trasposta in queste direttive riguarda la modifica dei procedimenti in autocertificazione, quelli che oggi sono i procedimenti in autocertificazione a 20 giorni. Perché i procedimenti in autocertificazione a 20 giorni diventano a 30 giorni, questo per dare, come dire, una possibilità di verifica in prima battuta un pochino più ampia, soprattutto agli uffici tecnici che ricevono queste pratiche. Attenzione, non confondiamo mai il termine, diciamo, l'attesa per il cittadino tra il momento di presentazione della pratica e il momento in cui può iniziare i lavori. Parlo di lavori perché i procedimenti di autocertificazione a 20 giorni o 30 giorni, che dir si voglia, stiamo parlando di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. Non confondiamo quindi questo termine che passa da 20 a 30 giorni con il termine che gli uffici tecnici hanno per verificare, e gli altri uffici coinvolti evidentemente, hanno per verificare nel merito l'effettiva conformità dell'intervento alla norma, che sono e restano di 60 giorni. Quindi il cittadino trasmette la pratica, può avviare il suo intervento dopo 30 giorni, ma gli uffici hanno 60 giorni di tempo per fare le verifiche. Questo non è cambiato. Il problema di far passare il procedimento in autocertificazione da 20 a 30 giorni sostanzialmente si pone, come dire, un problema di fase transitoria che è chiarito nell'ultimo articolo delle direttive, nel senso che tutte le pratiche presentate prima dell'entrata in vigore delle nuove direttive, che avverrà il giorno successivo alla pubblicazione sul MURAS, presumibilmente venerdì prossimo, ma di questo ovviamente non possiamo avere del tutto certezza. Comunque, tutte le pratiche in autocertificazione a 20 giorni presentate prima della data di entrata in vigore delle direttive consentiranno l'avvio dei lavori al 20° giorno, mentre diventeranno a 30 giorni solo quelle presentate successivamente all'entrata in vigore delle direttive. E quindi solo in quei casi il cittadino dovrà aspettare 30 giorni, perché ovviamente uno si può porre il dubbio di capire una pratica presentata a 20 giorni, presentata il giorno prima della data di entrata in vigore delle direttive, se si debbano aspettare 20 o 30 giorni. Nell'ultimo articolo viene chiarito che in quel caso si devono aspettare 20 giorni, 30 giorni decorrono dal momento dell'entrata in vigore.
Ancora una cosa che può sembrare in prima battuta forse un po' contorta, ma adesso vi spiego la ratio. Nell'articolo 10 sono cambiati i termini per le verifiche degli enti terzi nel procedimento in autocertificazione e anche la competenza e le modalità per l'emissione dei provvedimenti prescrittivi e interdittivi. In che senso? Fino ad oggi, nel recepimento, la legge 24 ha recepito la disposizione dell'articolo 19 bis della 240. Per cui ha introdotto il principio per cui gli atti interdittivi e prescrittivi non possono essere emessi direttamente dall'ente terzo competente per le verifiche, ma devono essere emessi dal SUAPE, previa trasmissione di una proposta di provvedimento da parte dell'ente terzo. Questo fondamentalmente ha dietro la ratio per cui il SUAPE, che è il soggetto che coordina il procedimento unico, deve coordinare gli enti coinvolti anche nella fase, come dire, dell'emissione dei provvedimenti prescrittivi e interdittivi, in maniera tale che il cittadino non riceva provvedimenti prescrittivi, c'è cioè una pluralità di provvedimenti prescrittivi e interdittivi da parte di più soggetti diversi in momenti diversi. Quindi al SUAPE è stato dato il compito anche di coordinare questa. Questo però in un certo senso comporta, come dire, due effetti, se vogliamo, negativi, che sono: uno, la contrazione dei termini per le verifiche per l'ente terzo, perché ovviamente dovendo trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per le verifiche, di fatto i tempi a disposizione per l'effettiva verifica passano da 60 a 55 giorni, o nel caso di scie edilizia da 30 a 25 giorni, quindi contrae. E contemporaneamente, nel caso in cui di endo procedimento ce ne sia solo uno, o meglio, più che di endo procedimento ci sia solo uno, ci sia solo un ente competente per le verifiche, tutto questo, come dire, si sostanzia in un passaggio di carte tra l'ente competente, il SUAPE e il cittadino, quando il SUAPE in realtà non ha niente da coordinare, perché di ente competente ce n'è solo uno. Quindi le nuove direttive che cosa ci dicono? Guarda, che se nella tua pratica c'è solo un titolo abilitativo o comunque un solo ente coinvolto per le verifiche, questo ente si può prendere tutto il termine a sua disposizione. Quindi tutti i 60 giorni per fare le verifiche o tutti i 30 giorni nel caso di scie edilizia, che decorrono, è stato qui fugato un dubbio che fino ad oggi era rimasto un po' aperto, nel senso che non era chiarito definitivamente, questi 60 o 30 giorni decorrono dalla data in cui il SUAPE trasmette la documentazione all'ufficio competente. Questo perché la data in cui il SUAPE trasmette la documentazione all'ufficio competente è divenuta certa nel momento in cui il software comunque trasmette la pratica anche in caso di inerzia del SUAPE. Si può prendere, vi dicevo, tutti questi termini perché il provvedimento prescrittivo interdittivo, in questo caso l'ente terzo, lo emette direttamente e lo trasmette all'interessato e al SUAPE, come si faceva prima della legge 24. Questo perché nel caso in cui ci sia solo un ente coinvolto, un endo procedimento, non, il SUAPE non ha nulla da coordinare e quindi si può saltare il passaggio della proposta con successiva emissione del provvedimento da parte del SUAPE. Schema che invece rimane in piedi nel caso in cui ci siano più titoli abilitativi, ovvero più uffici coinvolti. In questo caso, la proposta di provvedimento deve essere inviata almeno 5 giorni prima della scadenza e quindi di fatto il tempo, il termine per le verifiche è sempre di 55 giorni. E l'ente competente trasmette al SUAPE la proposta di provvedimento prescrittivo interdittivo che viene formalizzato dal SUAPE eventualmente dopo aver coordinato gli altri soggetti coinvolti nel medesimo procedimento. Quindi ricordatevi questo concetto.
questa differenza. Anche il sistema informatico sarà adeguato a questa novità aggiungendo una funzionalità specifica sulla scrivania dell'ente terzo per trasmettere direttamente il provvedimento prescrittivo interdittivo, bypassando la fase della proposta da parte, scusate, nei procedimenti in autocertificazione. Per quanto riguarda la conferenza di servizi, non ci sono delle novità che stravolgono particolarmente l'impianto, però ci sono alcune cose su cui è bene prestare attenzione. Allora, la prima cosa da dire è che nel caso in cui il SUAPE rimanesse inerte per i primi 15 giorni e quindi il software effettuasse la trasmissione automatica della documentazione agli uffici competenti per le verifiche, il termine per l'espressione dei pareri, ma anche per la richiesta di integrazione documentale, decorrono dalla data della trasmissione automatica. Perché voi sapete che già da principio, secondo lo schema della nostra legge 24, la trasmissione e l'indizione della conferenza di servizi possono, la trasmissione della documentazione e l'indizione possono avvenire in due momenti distinti, anche se normalmente siamo tutti d'accordo che avvengono contestualmente o immediatamente, come dire, in tempi molto ravvicinati. Però nel caso in cui il software trasmettesse la documentazione automaticamente al 15° giorno e il SUAPE anche tardasse nell'indizione della conferenza asincrona, per esempio di un'altra settimana, i termini per l'espressione dei pareri e per la richiesta di integrazioni decorrono comunque dal momento della trasmissione della documentazione e questo a maggior garanzia e tutela ovviamente del cittadino rispetto alla certezza dei termini di conclusione di quel procedimento. I termini per la richiesta di integrazione documentale, la legge 24 oggi prevede che il SUAPE chieda agli enti terzi coinvolti di segnalare l'eventuale necessità di documentazione integrativa entro 10 giorni. La 241 prevede un termine massimo di 15 giorni. Ora, per allinearci alla 241 ed evitare di avere dei casi che fanno eccezione, nei quali comunque bisogna assegnare un termine di 15 giorni, i termini per chiedere le integrazioni passano sempre e comunque per tutti da 10 a 15 giorni. Ancora due chiarimenti. Il SUAPE deve inviare una comunicazione con i nuovi termini della conferenza di servizi anche in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all'interessato per provvedere all'integrazione di dati o documenti. Cosa vuol dire? Nel momento in cui un ente terzo, nei primi 15 giorni dalla trasmissione della documentazione, dovesse segnalare al SUAPE la necessità di chiedere al cittadino documentazione integrativa, i termini della conferenza di servizi vengono sospesi. Dopodiché il SUAPE chiede al cittadino di trasmettere quella documentazione integrativa assegnando un termine non superiore a 30 giorni. E il cittadino a sua volta potrebbe chiedere una proroga fino ad altri 30 giorni di quel termine. Ma possono capitare due cose. La prima opzione è che il cittadino nel termine assegnato integra la documentazione richiesta. In questo caso le direttive già da prima ci precisavano che il SUAPE deve trasmettere una comunicazione a tutti gli enti terzi coinvolti per notificargli il fatto che sono state trasmesse le integrazioni documentali e per comunicargli i nuovi termini della conferenza di servizi aggiornati a seguito di riapertura dei termini dopo sospensione. La seconda cosa che può succedere è che il cittadino non integra nel termine che è stato assegnato. In questo caso, siccome il procedimento non può rimanere sospeso sine die, perché comunque anche, voglio dire, il termine massimo è quello di 30 giorni, trascorsi questi 30 giorni, il SUAPE deve inviare comunque una comunicazione a tutti gli enti coinvolti per avvisarli del fatto che il termine è decorso infruttuosamente e
e comunicargli i nuovi termini entro cui esprimersi, perché vedete il punto successivo, anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato, il soggetto coinvolto nella conferenza di servizi è comunque tenuto ad esprimere la propria determinazione entro il termine di conclusione della stessa, perché la richiesta di documentazione integrativa non può essere una sospensione sine die. La sospensione vale fino a 30 giorni, trascorsi i quali, se il cittadino non ha provveduto, è comunque necessario esprimersi positivamente o negativamente sulla base della documentazione che c'è agli atti. Per cui una mancata integrazione potrebbe tradursi in un negativo superabile o in un favorevole con condizione o anche in un negativo, ma bisogna esplicitarlo. Il fatto di aver mandato la richiesta di documentazione integrativa non è un parere. Questo ha creato diversi problemi, come dire, di incomprensioni tra il SUAPE e gli enti terzi coinvolti. Ancora, anche questo è un chiarimento, è una cosa, se volete, piuttosto ovvia, ma che qualcuno si è messo il dubbio, diciamo, nel periodo precedente. Il tacito assenso in caso di mancata espressione della determinazione nel termine assegnato nella conferenza di servizi si applica anche agli atti di competenza di diverse articolazioni del medesimo ente presso cui è istituito il SUAPE. Quindi supponiamo che il SUAPE sia comunale e sia necessaria un'espressione da parte dell'ufficio tecnico della polizia locale o dell'ufficio ambiente, faccio per dire, del comune. Nel caso di mancata espressione della determinazione nei termini, anche per le articolazioni interne, quindi per gli uffici interni allo stesso ente, si applica il tacito assenso. Ancora un altro chiarimento. Nella conferenza asincrona, noi sappiamo che in caso di parere negativo possiamo avere due strade di fronte. In caso di parere negativo superabile, il SUAPE convoca la conferenza in modalità sincrona. In caso di parere negativo non superabile, assoluto, emette direttamente una determinazione di conclusione negativa del procedimento che produce gli effetti di cui all'articolo 10 bis, per cui il cittadino entro i successivi 10 giorni ha facoltà di trasmettere osservazioni, opposizioni o anche correzioni. E il SUAPE indice una seconda conferenza in modalità sempre asincrona per esprimersi sulle osservazioni presentate dal cittadino. Ora, voi capite che se questa cosa dovesse, voglio dire, ripetersi n volte, sembrerebbe un gioco dell'oca che non finisce mai. Quello che è stato chiarito da queste nuove direttive è che in caso di seconda conferenza di servizi in modalità asincrona, indetta per esprimersi sulle osservazioni presentate dall'interessato a seguito dell'emissione di determinazione negativa non superabile, l'ulteriore determinazione del SUAPE chiude definitivamente il procedimento. Per cui, se io indico una seconda conferenza di servizi asincrona, scusate, per esprimermi, cioè perché tutti si esprimano sulle osservazioni, e si dovesse ribadire un parere negativo non superabile, il SUAPE emetterebbe una seconda determinazione conclusiva negativa, un secondo provvedimento unico negativo per capirci, e quello non produce più gli effetti del 10 bis. Per cui non è che nuovamente l'interessato manda le osservazioni e il SUAPE rindice un'altra conferenza. Quello chiude definitivamente il procedimento. Ancora c'è una novità che come dire, è una sottigliezza, ma è abbastanza importante. Allora, noi sappiamo, nelle direttive, sin da principio, c'è un articolo, o forse più un paragrafo, intitolato Concentrazione di regimi amministrativi. Che cosa ci dice? Ci dice che in un procedimento in conferenza di servizi sono tenuti a esprimersi solamente quegli uffici che sono competenti sugli atti discrezionali, che sono quelli che poi hanno motivato il procedimento in conferenza di servizi.
Ma allo stesso procedimento possono partecipare anche enti che non hanno discrezionalità, il cui endoprocedimento di per sé sarebbe andato secondo un procedimento in autocertificazione. E questi soggetti ci dicono, ci dice sempre la 24 e le direttive devono effettuare le proprie verifiche entro il termine della conferenza di servizi, quindi non sono tenuti a mandare un parere, perché il proprio compito non è quello di esprimere un parere discrezionale, ma di fare delle verifiche sulle autocertificazioni. Però lo devono fare nei termini della conferenza di servizi. Quindi che cosa può succedere? Può succedere che se io assegno 30 giorni per trasmettermi le determinazioni, può succedere che gli enti che sono tenuti a esprimersi mi mandino il proprio parere nei primi 10 giorni e quelli che invece sono tenuti a fare le verifiche sulle autocertificazioni hanno ancora davanti altri 20 giorni per fare le verifiche. Le vecchie direttive ci dicevano: guarda, che se capita un caso del genere, il SUAPE non può emettere il provvedimento finale, deve aspettare che decorra tutto il termine che hanno gli enti per fare le proprie verifiche, a meno che non diano un cenno di riscontro prima. Ecco, questo principio nelle nuove direttive è cambiato. C'è scritto: nel caso in cui tutte le amministrazioni tenute a esprimersi abbiano trasmesso le proprie determinazioni prima del termine di conclusione della fase asincrona, il SUAPE deve emettere subito il provvedimento unico. Semplicemente deve precisare nello stesso provvedimento il termine residuo per l'effettuazione delle verifiche da parte dei soggetti non tenuti a esprimersi. Quindi, nel caso in cui dopo 10 giorni io riceva l'unico parere discrezionale che stavo aspettando, io che faccio? Emetto direttamente il provvedimento unico, nello stesso provvedimento unico scriverò: bada bene che il termine per le verifiche da parte dei soggetti non tenuti a esprimersi scadrà il 31 dicembre, anche se oggi è 10 dicembre, perché ci sono davanti ancora 20 giorni per fare le verifiche. Il cittadino avrà subito il suo provvedimento, ma sarà, come dire, reso edotto del fatto che i termini per le verifiche non sono ancora decorsi. Ancora l'articolo 12 ci precisa che fate salve le eccezioni di cui all'articolo 20,4 della 241, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini equivale al provvedimento di accoglimento della domanda. Questa non è una novità. Questo ce l'ha scritto anche nelle vecchie direttive. Cioè, se tutti i titoli abilitativi discrezionali per i quali io sono andato in conferenza di servizi ricadono nel campo di applicazione del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della 241, e questa ricognizione, autorizzazione per autorizzazione, è contenuta nella tabella dell'allegato B di ricognizione dei regimi. Se succede questo, la mancata emissione del provvedimento unico entro normalmente 60 giorni dalla recezione della pratica equivale a silenzio assenso, cioè si forma il silenzio assenso sul provvedimento unico. Ma le direttive vanno oltre come ci va la legge 1, cioè prevede che se io ho uno o più titoli abilitativi nella conferenza di servizi che sono esclusi dal principio del silenzio assenso, come può essere ad esempio l'autorizzazione paesaggistica, se l'ente competente su quel provvedimento escluso dal silenzio assenso mi ha comunque mandato la sua si è comunque espresso, la mancata emissione del provvedimento unico nei termini assegnati al SUAPE equivale a silenzio assenso. Quindi, supponiamo che il SUAPE abbia emesso, come dire, abbia indetto la conferenza di servizi. Nei termini della conferenza di servizi, l'ente competente sul provvedimento espresso, escluso dall'articolo 20, si è espresso, ma il SUAPE tarda a emettere il provvedimento unico,
come spesso capita, perché ahimè spesso succede che il SUAPE rimane ad aspettare impropriamente degli atti di assenso che dovrebbe considerare invece già acquisiti, in quel caso si forma il silenzio assenso sul provvedimento unico nei confronti del cittadino. E ogni successiva, ovviamente si è espresso favorevolmente, stiamo parlando di silenzio assenso, non si può esprimere, non si può considerare che si formi un silenzio assenso se ovviamente l'ente competente si è espresso negativamente. Ogni successiva differente determinazione del SUAPE dopo che si è formato il silenzio assenso può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, cioè ove ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 21 quinques e 21 nonies della legge 241. Quindi, se succedesse una cosa del genere, il SUAPE non è che può emettere un provvedimento di diniego tardivo come se niente fosse, perché è come se gli avesse già rilasciato un provvedimento. Se lo fa dopo, lo può fare solo se ci sono i presupposti di cui al 21 quinques al 21 nonies e lo deve motivare in questo senso. Ancora, nelle direttive è riportata la disposizione innovativa contenuta nella legge 1 che prevede che si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui al decreto legge 69 del 2013, cioè in caso di emissione del provvedimento unico in ritardo. Il cittadino ha diritto ad un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza, comunque non complessivamente non superiore a 2.000 euro. In realtà, se voi andate a leggere nel dettaglio la disciplina che è richiamata anche nelle direttive, nonché nello stesso articolo 28 del decreto legge 69, per poter richiedere questo indennizzo è necessario attivare il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma mi pare 9 ter della 241 entro il termine. Però la cosa importante è che nei provvedimenti rilasciati dal SUAPE in ritardo bisogna indicare espressamente il termine previsto e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo. Ovviamente l'indennizzo è dovuto da parte del soggetto responsabile del ritardo, ci dice la norma richiamata. Per cui, nel caso ad esempio di provvedimento, come dire, di una pratica in cui è contenuto un provvedimento espresso previsto dalla normativa comunitaria per il quale il SUAPE deve rimanere in attesa perché non può considerare acquisito il parere per tacito assenso e l'ente competente facesse ritardo, evidentemente il ritardo è ascrivibile a quell'ente ed è lui che è tenuto a corrispondere all'indennizzo. Ancora sulle sanatorie edilizie dovremmo avere quasi fatto. Per i procedimenti di accertamento di conformità di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento unico. Il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti che operano secondo quanto previsto dalle norme di settore. Anche qui non ci sono novità. Mentre nelle sanatorie autocertificate, quindi le mancate SCIA, le mancate CILO CILA, che prevedono una sanzione di importo fisso, si segue il procedimento in autocertificazione, in tutti i sensi, quindi si applicano tutte le disposizioni relative al procedimento in autocertificazione. È solo ed esclusivamente in questi casi, nei casi in cui la sanatoria è autocertificata, si può presentare in un'unica pratica la sanatoria del pregresso e la realizzazione di un nuovo intervento successivo. È esclusa quindi la possibilità di trasmettere sanatoria più un nuovo intervento nei casi di sanatoria che prevede il rilascio di atto espresso, quindi accertamento di conformità o di compatibilità paesaggistica. All'articolo 17, che riguarda le deroghe, cioè gli atti che non rientrano nel procedimento SUAPE, è precisato che per questi atti il relativo iter di acquisizione può essere anche contemporaneo alla pratica SUAPE. Quindi non è necessario acquisire la VIA, l'AIA, la VINCA
prima di presentare la DUA al SUAPE, possono essere anche presentati contemporaneamente, purché il SUAPE si ricordi che non può emettere il provvedimento prima che si sia concluso quel procedimento esterno. All'articolo 18, d'accordo con le norme settoriali, vi segnalo alcune precisazioni che sono in particolare l'esclusione della competenza del SUAPE per tutti gli interventi direttamente connessi con beni soggetti a vincolo storico, artistico, monumentale e archeologico. In passato questa esclusione era prevista solo per gli interventi direttamente connessi con beni archeologici. Adesso questo stesso principio è stato esteso anche a quelli gravati da vincolo monumentale, per cui di fatto se l'intervento è proprio sul bene vincolato, l'autorizzazione si acquisisce extra SUAPE. Se invece è, come dire, nell'intorno, rimane l'eccezione con il procedimento a 90 giorni, come previsto dall'articolo 18 delle direttive. Sono state introdotte specifiche disposizioni di coordinamento col permesso di costruire convenzionato, le trovate sempre nell'articolo 18, ed è stata modificata la disciplina di raccordo per l'acquisizione del parere di organi collegiali, distinguendo tra collegi imperfetti e perfetti. C'è una disposizione che precisa come deve essere acquisito il parere delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nell'ambito del procedimento SUAPE. E per ragioni di tempo tiranno non abbiamo, come dire, il tempo di entrare nel merito di questi dettagli, però ve lo segnalo in modo che ve lo andiate, come dire, a consultare nello specifico nell'articolato delle nuove direttive. Ancora una qualche novità ce l'abbiamo sui rinnovi, anche questa era prevista dalla legge 1, in caso di rinnovo periodico, se non sono mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non si possono richiedere all'interessato asseverazioni e allegati che sono già stati prodotti all'atto di acquisizione del titolo abilitativo originario. Se il titolo abilitativo si è formato in origine a seguito di asseverazione tecnica, è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato. Anche questo avremo modo di integrare la modulistica in questo senso. In caso di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e scaduto, che non è esattamente lo stesso caso del rinnovo, perché il rinnovo io lo presento prima che il titolo scada. Supponiamo che il titolo mi scada, io debba ripresentare, lo debba riacquisire. Ma anche qui è necessario presentare una nuova asseverazione del tecnico abilitato, ovviamente, perché il titolo precedente è scaduto. Ma se non sono mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato gli allegati che sono già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Ad esempio, mi scade un titolo abilitativo edilizio perché non inizio i lavori entro un anno. Io devo riacquisire il titolo abilitativo edilizio, quindi ripresenterò un'altra DUA con il modulo A1 sottoscritto dal tecnico, ma posso non allegare il progetto e dire: guarda, che il progetto è lo stesso della pratica XY con cui avevo acquisito precedentemente il titolo abilitativo. D'altronde, questo è un principio che è generale, anche se non l'avesse previsto, voglio dire, la legge 1 le direttive. È previsto dal DPR 445 che mi dice che io non posso mai chiedere al cittadino un documento che ho già. Ancora è previsto che i titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive hanno validità a tempo indeterminato e non sono soggetti a rinnovo né a comunicazione periodica di prosecuzione dell'attività. E questo vale anche per i titoli acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge 1, anche se negli stessi dovesse essere precisato un termine di scadenza, perché la norma successiva ha fatto decadere questa scadenza. L'indicazione punto per punto di quali sono i titoli abilitativi di cui parliamo, in riferimento a questa validità a tempo indeterminato, la trovate nella tabella di cui all'allegato B. Ancora siamo in chiusura per quanto riguarda il cemento armato. È stato chiarito definitivamente che le comunicazioni relative al deposito del progetto e agli adempimenti successivi devono essere trasmesse attraverso l'apposita funzionalità di comunicazione sulla pratica edilizia a cui si riferiscono o in allegato alla dichiarazione di agibilità.
ed è chiarito ancora che si procede secondo le modalità previgenti, quindi mediante deposito direttamente all'ufficio regionale competente, in tutti i casi di deposito di documenti relativi ad interventi edilizi il cui titolo abilitativo non è stato conseguito presso il SUAP o il SUAPE, salvo il caso di presentazione contestuale alla dichiarazione di agibilità. Questo è stato precisato perché in questi mesi, dopo il nuovo software, è nato tante volte, sono nati dubbi su come presentare la documentazione relativa al progetto strutturale per progetti che erano stati autorizzati prima dell'avvento del SUAP, per cui non c'era la pratica sul portale. Per cui è stato chiarito che c'è la possibilità di presentarli contestualmente all'agibilità, altrimenti se non c'è una pratica edilizia e non c'è una pratica di agibilità, quei documenti si depositano direttamente al Genio Civile e non al SUAPE. Infine, l'ultima slide. Per i procedimenti conclusi con oltre 15 giorni di ritardo, l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria previsti per l'attività propria del SUAP. Questo succede nei procedimenti in autocertificazione, quando la ricevuta è definitiva è trasmessa con oltre 15 giorni di ritardo, nei procedimenti in conferenza di servizi, quando il provvedimento unico è emesso con oltre 15 giorni di ritardo, tranne il caso in cui il SUAPE è obbligato ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui all'articolo 17, che sono gli atti esclusi dal procedimento SUAP, come la VIA, ad esempio, o quelli espressi previsti da norme del diritto comunitario. Ora, io vi ho bombardato di una marea di nozioni, ma più o meno, voglio dire, le cose principali le abbiamo illustrate. Adesso cerchiamo magari di vedere qualche Ti lascio domanda. leggere le domande, intanto qualcuno L'hai l'ho già già individuata. letta. Innanzitutto c'è la domanda principale, perché le direttive non sono visibili, come mai non ci sono ancora. Allora, purtroppo mi dispiace, siamo arrivati a fine dicembre con le direttive, le avremmo volute molto prima, avevamo programmato che uscissero molto prima anche corsi di formazione, i tempi non sono stati legati al lavoro degli uffici, purtroppo è andata così. E la stessa pubblicazione nel sito è legata a una serie di firme, adempimenti di back office che dipendono però dalla presidenza, nemmeno da noi. Noi abbiamo chiamato anche ieri per sollecitare la pubblicazione, senza la quale noi non possiamo nemmeno trasmetterla al Buras, le delibere, non possiamo pubblicarle su Sardegna Impresa. Però, vista la scadenza del 31-12, proprio per le deleghe, ci sembrava importantissimo comunque divulgarne il contenuto quanto prima. È attivo comunque nel portale regionale della Regione Sardegna, proprio sistema di notifica che ognuno può attivare per essere avvisato via mail nel momento in cui le direttive sono visibili. Però, d'altro canto, state tranquilli che nelle direttive c'è scritto che non entrano in vigore, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione del Buras, e la pubblicazione del Buras può avvenire dopo che noi, insomma, le abbiamo ufficialmente firmate e pubblicate. Per questo, comunque, siamo arrivati a fare questo webinar un po' per iniziarvi a dire le novità, e ci sarà anche giovedì un incontro territoriale in presenza, giovedì prossimo, 19 a Tramazza. Prima delle festività non riusciamo a fare altro, poi dopo le feste a gennaio ci sarà la programmazione anche su altre parti del territorio, perché capiamo che i posti disponibili a Tramazza sono solo 100, che un webinar non basta, però abbiamo fatto la scelta di andare online per garantire a tutti di poter partecipare. Dopodiché, appunto, fare i classici incontri sul territorio, che però, avendo a ridosso le feste, non potevano essere fatti immediatamente, se non al massimo appunto uno, come abbiamo deciso. Poi c'era una serie di domande Sì, ho relative. visto un po' di domande interessanti, proviamo a
Ad esempio, qui mi chiede, il comune di Budusò dice non fa parte di un'unione, ma fa parte di una comunità montana. La comunità montana è un tipo di unione di comuni, quindi nulla cambia, è uguale. Se l'unione delega nuovamente a tutti i comuni la funzione, tutto torna come prima, di fatto, certo, però sulla base di una delega espressa. Possono modificare chiaramente le deleghe come quando volete, nella libertà di Certo. organizzazione degli enti. Qui mi chiede, visti i tempi strettissimi, è possibile fare una delega e successivamente modificare nuovamente con altra delega? Ha appena risposto Annalisa, cioè sì, certo, si può fare una delega, poi cammin facendo si può anche revocare, modificare, cosa? Non c'è niente di, come dire, di irreversibile in questo senso. L'ottava noi l'avevamo pensata diversamente, Sì, in realtà, perché loro non la vedono. Ecco, qui chiede, un comune delegato dalla sua unione può a sua volta aderire ad uno sportello di un'altra unione? Noi qui l'avevamo pensata come che sia l'unione direttamente a delegare la funzione di quel comune ad un'altra unione, per evitare di fare il doppio passaggio, no? sì. Poi, per carità. Allora, anche qui noi stiamo cercando di metterci un cappello con la legge di semplificazione a rendere tutto molto più semplice, però per il momento cercate di far deliberare all'Unione, diciamo, di mettere un cappello di legittimità della situazione attuale, per cui l'Unione che sa che un comune lo svolge in maniera singola, un altro comune aderisce a un'altra Unione, nella delibera di giunta chiarisce tutta la situazione e delega in maniera corretta. Almeno fino al 28 febbraio, una volta corretta per tutti, poi se cambia, cambierà. Come si può stabilire che i dati relativi all'ubicazione sono errati? Vabbè, non è che si può stabilire, a volte si vede che è una via che non esiste, o vabbè, possono capitare tanti casi. Anche nelle pratiche trasmesse tramite comunica, fino a che non sarà implementata pienamente l'interoperabilità sulla quale stiamo lavorando, quando la pratica viene trasmessa tramite comunica e arriva alla PEC, ugualmente deve essere richiesta la regolarizzazione e il caricamento sulla piattaforma SUAP entro il termine per la regolarizzazione, come nelle altre pratiche ricevute via PEC. Volevi. No, 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 prima mentre leggevo mi ha colpito una domanda, infatti me la sono andata a riguardare, che qualcuno sosteneva che nelle direttive fosse prevista la dichiarazione dell'agibilità entro 15 giorni, mentre entro 30 giorni, mentre nella legge diceva 15 giorni. In realtà la legge 1 del 2019 è andata a modificare l'articolo 38 della legge 24 e in Regione Sardegna il termine per l'agibilità è 30 giorni. Le direttive non fanno altro che riportare quella modifica normativa introdotta appunto dalla legge 1 del 2019. Diversamente, chiaramente in contrasto di termini, la delibera sarebbe stata illegittima. Sì. Ma qui mi chiede, in caso di richiesta di integrazioni e non regolarizzazione entro i 15 giorni, il sistema la dichiara automaticamente irricevibile? No, il sistema non può dichiarare niente irricevibile. L'irricevibilità è un atto che va formalizzato, trasmesso, perché è un atto che non può essere assolutamente automatico. Quello che fa il sistema è, se il SUAP resta inerte i primi 15 giorni, la trasmette agli enti competenti, ma non, di sicuro non la dichiara irricevibile. L'ufficio tecnico che riceve la pratica 2 a 30 giorni, prima del maturare dei 30 giorni, potrebbe dichiarare la 2 inefficace se le carenze sono tali da non consentire di salvarla in alcun modo? Sì, teniamo presente che la dichiarazione di inefficacia non è altro che un provvedimento interdittivo, per cui vigono le regole generali. Se è l'unico ente che deve fare verifiche, la può fare anche direttamente, altrimenti deve trasmettere la proposta al SUAPE perché il SUAPE emetta il provvedimento interdittivo basato in questo caso sull'inefficacia. Trascorsi 15 giorni, qualora il SUAPE non avesse effettuato la verifica formale e la pratica venisse pertanto trasmessa automaticamente agli enti terzi dalla piattaforma, il SUAPE deve comunque effettuare una verifica tardiva sulla pratica o no? Sì, io direi assolutamente di sì, anche perché voglio dire, la trasmissione automatica non è che ci dia proprio la garanzia al 100% di averla trasmessa a tutti quelli a cui doveva essere trasmessa. È tanto bella l'informatica e noi stiamo lavorando
molto per cercare di codificarla e di fare in modo che a tutti gli endoprocedimenti siano abbinati gli uffici giusti e che al modulo corrisponda l'endoprocedimento giusto, però l'occhio dell'operatore ci vuole. Poi chiariamo due cose. Allora, intanto il punto fermo è che stiamo parlando di cose che saranno e ancora non sono, perché al forse 20 novembre entreranno in vigore le direttive, entrerà in vigore l'autocertificato a 30 giorni con la modifica del software in tal senso. L'atto interdittivo che in taluni casi potrà essere fatto direttamente dagli enti terzi, ma questa parte qui dovete ancora attendere. Quindi, che sia chiaro che queste modifiche non sono ancora in vigore. E in secondo luogo che sono modifiche che vanno incontro all'utente e non esonerano dal lavoro del swap. Non era quella la volontà. La volontà era più che altro quella di permettere agli enti terzi di fare le proprie verifiche, perché quello che ci dicevano i cittadini era: ma da quando decorrono i termini per le verifiche degli enti terzi? Cioè, se il SWAP non ha trasmesso la pratica all'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico poi mi può bloccare sine die, perché da Certo. quando parlano i suoi 30 o se, giorni per le verifiche, se fosse una scia edilizia. Quindi il senso dell'invio automatico non è tanto sgravare il SWAP, quanto permettere agli enti terzi di poter fare le proprie verifiche in caso di inerzia del Esatto, e non swap. comprimere i termini poi, no? Cioè Esatto. dare contemporaneamente al cittadino una certezza sui tempi di conclusione del procedimento senza che questo si rifletta su una compressione eccessiva dei tempi per le verifiche degli enti terzi. Il Il senso è questo. cittadino si aspetta comunque la ricevuta Sì, definitiva dal certo. swap, e quindi voi comunque una verifica Va sarebbe meglio fatta. farla. Poi ancora, cosa si intende col termine formalizzare nel caso si coordinino più amministrazioni? Qui stiamo parlando del provvedimento prescrittivo interdittivo, vuol dire che nel caso in cui ci siano appunto più uffici coinvolti e questi mandino la proposta di provvedimento prescrittivo interdittivo al SUAP, il SUAP poi deve formalizzare, cioè deve emettere concretamente il provvedimento prescrittivo o interdittivo e trasmetterlo al cittadino, che sarà un atto del SUAP in questo caso. In caso di trasmissione automatica, l'indizione della conferenza risulterebbe automatica. Poi mi chiede come verrà gestita a livello del termine della fase asincrona. No, io non ho detto questo. L'indizione non è automatica, quello che è automatica è la trasmissione. Dalla cui data decorrono i termini per esprimersi, ma l'indizione è un altro di quegli atti che non è automatizzato. Cioè, può accadere che il sistema trasmetterà in automatico il 10 di dicembre e che il SUAP come dire, farà l'atto di indizione anche il 20 di dicembre, ma i termini decorrono dal 10, ma l'indizione va fatta. Poi Sì, succedono casi limite in cui si arriva anche al termine senza che il SUAP abbia indetto. E lì siamo... Boh. tenete conto che il sistema, cioè tutto il lavoro di indizione con i termini, è un lavoro che dovete fare voi, perché il sistema non è così intelligente ancora da dire se è una conferenza che magari va a 30 No, giorni, a oppure a 55. 55, oppure a 90, quindi sarebbe impossibile adesso un automatismo del genere. E poi cosa si fa? Si mette in asincrona, si decide che magari è sincrona, No, certo, cioè il non... sistema lo può liberare dall'istruttore, sì. dal lavoro dell'istruttore. In merito al tacito assenso, come ci dobbiamo comportare con enti che si rifiutano a oggi di gestire le pratiche all'interno della piattaforma e prevedono e pretendono inoltre delle pratiche via PEC o raccomandata? Allora, ahimè, qui Stiamo rispondendo, ho capito. ho capito il caso, certo. Sì, il caso, noi stiamo rispondendo per iscritto, abbiamo sentito l'ente, eccetera. Oltre noi c'è la 241 che Esatto. dice di La utilizzare. 241 dice che la trasmissione, se guardate l'articolo 14 ter, dice che la documentazione viene trasmessa mediante PEC o mediante trasmissione delle credenziali per accedere su un caricamento su una piattaforma di cui Sì. si forniscono le credenziali per accedere. Quindi la trasmissione tramite portale assolve appieno all'obbligo normativo. Noi gli stiamo rispondendo in questi termini dicendo guardate che non basta che voi vi nascondiate dietro, come dire,
non meglio precisate difficoltà operative, perché comunque la trasmissione in quelle modalità è prevista dalla norma non solo regionale ma anche statale, per cui è l'ente che si deve preoccupare di fare tutto quello che deve fare per poter recuperare quei dati. Poi certo, andare sul al braccio di ferro è sempre brutto, però, come voglio dire, a rigore normativo questo è. Sì, no, io volevo rispondere a quanti si associavano, dicevano di affiancare, di spiegare i problemi che ci sono, sia per le deleghe, delle unioni, eccetera, che gli uffici dovrebbero sensibilizzare, al di là degli errori che tutti possono fare come uffici, eccetera, e del fatto appunto che siamo arrivati oggi con le direttive oggi, di cui mi sono scusata. Tenete conto che cioè, molto non si vede del lavoro che fanno gli uffici, ma voi sapete che, come dappertutto, noi siamo i tecnici e altro è il decisore politico, che Certo. per quanto si partecipi alle riunioni, si porti nei casi, si presenti in determinate situazioni, poi il decisore politico non siamo giustamente noi, Certo. secondo insomma, l'organizzazione dell'ufficio e la separazione tra politica e amministrazione, per cui non crediate che tante cose non siano state fatte, non ci abbiamo messo il cuore, non ci abbiamo provato in tanti modi, Certo. è che tutto, non sempre ci si riesce. Poi, cosa succede nel caso di parere tardivo emesso da un'articolazione interna della stessa amministrazione proponente? Beh, questo ve l'ho detto. In caso di mancata espressione del parere entro il termine di conclusione della conferenza, il parere si dà per acquisito come favorevole. Dopodiché, chiusa la conferenza dei servizi, le amministrazioni, che siano interne o esterne, possono, come dire, inviare dei pareri solo ed esclusivamente nell'esercizio del potere di autotutela, ove ne ricorrano i presupposti. Quindi un parere tardivo, se non è espresso nel parere di autotutela, brutalmente non è da prendere in considerazione. Poi bisogna vedere caso per caso, però è così. Cioè, il parere tardivo è un parere che segue un parere tacito che si è già formato. Bisogna tenere conto di questo. 18. Quali sono gli enti non tenuti a esprimersi? Gli enti non tenuti a esprimersi in una conferenza dei servizi sono quelli che sono competenti suendo procedimenti ai quali si applica il procedimento in autocertificazione. Se voi vi prendete la tabella di cui all'allegato B alle direttive, titolo abilitativo per titolo abilitativo è precisato a quali si applica la conferenza, a quali si applica il procedimento in autocertificazione. Quelli a cui si applica il procedimento in autocertificazione, anche in seno ad una conferenza, non sono tenuti a esprimersi, ma sono tenuti solo a fare verifiche sulle autocertificazioni. Anche la tabella è aggiornata, andatela a Sì, guardare. ovviamente per questioni di tempo non vi ho potuto far vedere qui, ma lo pubblicheremo, immagino, anche quella sintesi con tutte le, un po' più dettagliata, con tutte le modifiche apportate e le modifiche anche alla tabella. Dopo la seconda determinazione che chiude il procedimento, può essere comunque eventualmente in caso di ravvedimento, vabbè, insomma, può essere, si può provvedere al ritiro in autotutela a seguito di ulteriori osservazioni dell'interessato. Certo, il fatto che l'ulteriore determinazione negativa chiuda definitivamente il procedimento non esclude l'applicabilità delle generali regole sull'autotutela, per cui è sempre possibile rivedere il provvedimento ricorrendo i presupposti di cui al 21 quinquies o al 21 nonies della 241, rivederlo in autotutela. Le determinazioni favorevoli si considerano provvedimenti di accoglimento anche per i procedimenti in conferenza di servizi asincrona ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore delle direttive. Non ho capito esattamente a cosa ci stiamo. Credo che voglia dire se le nuove ipotesi del silenzio ha senso, se Ah, c'è sì. stata fatta favorevolmente, oddio, spiegandosi applicare le regole generali e applicarsi lo stesso discorso dei 30 giorni, un procedimento iniziato precedentemente dovrebbe seguire le regole Dovrebbe antecedenti. Mi essere. auguro che chi abbia posto questa domanda non sia un suape, perché il No, davvero. suape è una sua inerzia, quella di non Certo. fare il provvedimento. Quindi comunque fate È meglio il... considerarlo comunque dopo, probabilmente, perché è una cosa introdotta che è anche in più rispetto alla norma. Esatto, per cui noi abbiamo, in generale abbiamo considerato che
che si applicano a tutti i procedimenti entrati in vigore e che sono iniziati dopo l'entrata in vigore. Sì. E quindi di conseguenza, non, seguendo questo ragionamento, non dovrebbe applicarsi. Sì, esatto. Qualora il SUAPE dovesse rilasciare un provvedimento favorevole basato sui soli pareri discrezionali, ad esempio UTP e soprintendenza, e successivamente, entro i termini residui per le verifiche delle autocertificazioni, l'ufficio edilizia privata dovesse esprimere proposta di parere negativo, come si procede? Riapertura del procedimento in CDS e annullamento dell'atto emesso. Sì, di fatto quel provvedimento va rivisto in autotutela e quindi come quando c'è un articolo delle direttive dove proprio ci precisa dopo l'emissione del provvedimento come si fa. Il SUAPE lì convoca una riunione sincrona della conferenza tra tutti i soggetti coinvolti per capire come procedere, se convalidarlo, se annullarlo, se revocarlo. Si procede così. Come mai il deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile viene trasmesso come notifica? Viene trasmesso come notifica perché in realtà è un adempimento di mero deposito, per cui è sufficiente che il Genio Civile ne abbia notizia, non che debba fare verifiche o che debba esprimersi. Ecco perché è un endoprocedimento di notifica. Il comune con più di 27.000 abitanti è rimasto l'obbligo. Noi in legge di semplificazione abbiamo cercato di modificare le cose, renderlo più semplice. Ancora legge di semplificazione non le abbiamo, non è cambiata la norma, quindi sì, è rimasto l'obbligo anche per il comune di 27.000 Sì. Eh abitanti, deve essere fatta la delega per tenerlo autonomo. sì, perché la possibilità di istituirlo vale per le città medie, quindi per i comuni con più di 30.000 abitanti. Se un comune ne ha 27.000, di fatto deve farsi delegare in qualche modo dall'Unione perché la titolarità della funzione è dell'Unione. L'ufficio tecnico che riceve la pratica 2 a 30 giorni prima del maturare potrebbe dichiarare la no, questo ho già risposto. Che durata può avere un'eventuale delega dell'Unione dei Comuni che attribuisce temporaneamente le funzioni SUAPE a un comune? Potrebbe essere anche una soluzione definitiva? Sì, non c'è un termine. L'importante è che il termine sia dal 1° gennaio, Esatto. termine finale, vedete voi. L'importante è che se anche malauguratamente non chiudeste l'atto entro il 31 dicembre, che comunque parta dal 1° gennaio. Sia retroattiva, insomma, che salvi almeno La le. parenza e ci venga comunicato entro subito, insomma, perché prima del 29 febbraio. Per i comuni che non partecipano all'unione dei comuni e non vengono delegati come SUAPE, cosa succede dal punto di vista normativo? Perché esistono dei comuni che non partecipano Sì, all'unione. l'abbiamo risolto quello in legge di semplificazione, però ancora non c'è legge. Secondo me, se non ha unione è come se facesse unione a sé e non ha Sì. bisogno di delega, perché non ha un ente che lo possa Certo. delegare. Per forza. Tanto la funzione non è che può essere, non ci può essere il buco. Accade spesso che i SUAPE trasmettono all'ente terzo la pratica, siamo in chiusura, vediamo, leggiamo ancora quest'ultima, che i SUAPE trasmettono all'ente terzo la pratica senza la dovuta verifica formale, svolgendo solo il compito di passacarte, per cui l'ente terzo si trova a dover istruire una pratica senza elementi, quale modulo, informazioni obbligatorie incomplete e mancanti. In questo caso l'ente terzo come deve comportarsi? Deve chiedere la regolarizzazione della pratica in forma di richiesta di integrazione o può istruire la pratica come se la verifica formale si sia svolta? Signori, cioè il SUAPE può essere più o meno bravo, come dire, a fare la verifica formale, per cui può essere un setaccio a maglie più fini o un setaccio a maglie più grosse, non è colpa neanche di nessuno. Le realtà più piccole spesso hanno anche più difficoltà, anche per questioni di carenze, di numerosità delle pratiche. L'ente terzo che riceve la pratica la verifica e chiede le integrazioni che voglio dire che il SUAPE non ha riscontrato in precedenza. Non so, io direi che per il momento noi ci possiamo anche fermare qui. Alle domande a cui non abbiamo risposto, daremo risposta per iscritto, la troverete nella pagina Grazie, grazie del Matteo, GNTPA. il mio ruolo. Lasciamo di. Grazie mille. Ti mando sul Liban a fine mese, grazie. Allora, sì,
Volevo ringraziare tutti voi per aver partecipato, ringrazio Massimo Pugione, Annalisa Abis e Gloria Loi, ringrazio anche il nostro tecnico, il nostro angelo custode che è Stefania Mulas che ci ha permesso questo webinar. Grazie a tutti per aver partecipato, troverete le registrazioni, le slide e le risposte alle domande nei prossimi giorni nella stessa pagina di eventi alla quale vi siete iscritti. A questo punto, grazie ancora a tutti, tanti auguri di buon Natale, lascio la parola a Annalisa e Massimo per i saluti finali. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buon lavoro e buone feste. Chi ci vediamo? Ci vediamo a Ah, sì, è Tramazza il vero. 19.